Dopo Gioia Tauro, la Commissione Trasporti della Camera arriva al porto di Crotone. Al centro dell'incontro lo stato dell'arte di porto, strada statale 106 Ionica, linea ferrata in via di elettrificazione ed aeroporto Pitagora. Alcune cose le abbiamo già fatte, ha dichiarato la Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Raffaella Patia. Tanto mi fa dire che questo è un territorio interessantissimo, con delle grandi potenzialità, soprattutto in chiave turistica. E quindi voglio ringraziare le istituzioni, l'ammiraglio, la capitaneria che ci ospita per la grande, diciamo, capacità anche di raccontarci che cosa può avvenire qui e l'aiuto di cui hanno bisogno istituzionalmente. Con loro il sindaco, che è stato, diciamo, presente in tutti questi incontri, ci ha dato dei suggerimenti davvero importanti. Allora, alcune cose le abbiamo già fatte, cioè un'attenzione al commissariamento sulla statale 106, quindi con nuove progettazioni e anche, diciamo, finanziamenti, e all'elettrificazione della linea ferroviaria. Questo, diciamo, è il lavoro più di competenza della nostra commissione. L'impegno che abbiamo assunto qui è di chiedere, nell'atto di revisione dell'Unione Europea sulle reti TEN-T, l'inserimento dei porti di Corigliano e di Crotone dentro, diciamo, l'estensione delle reti COR, e quindi, diciamo, con una valenza internazionale più forte di queste aree. E l'altra cosa, non è una nostra competenza specifica, che abbiamo però, diciamo, raccolto, è il grido di dolore rispetto alla nomina del commissario per le bonifiche che ci devono essere affinché si possano spendere tutte le risorse che sono già state stanziate, ovviamente poi verificarne anche di nuove, e poi anche, diciamo, di lavorare magari attraverso il tema della continuità territoriale a un potenziamento dell'aeroporto, almeno, diciamo, sui servizi che riguardano Roma. Colgo l'occasione anche per ringraziare l'ammiraglio Agostinelli per il lavoro che sta facendo, avere un'autorità di sistema portuale che lavora con lo stesso impegno, con la stessa forza, sia sul territorio di Crotone che sui territori, diciamo, di Corigliano e di Gioia Tauro. Credo che sia molto importante per la, come dire, articolazione e complessità di quest'area territoriale, che può avere sia una funzione turistica che una funzione transshipment molto molto forte, già là, ma insomma si può lavorare ulteriormente. Sull'elettrificazione della ferrovia c'è un cronoprogramma ben preciso da rispettare, ha dichiarato la Barbuta ai giornalisti, che non può andare oltre il 2026, in quanto oltre ai fondi stanziati all'inizio ci sono 80 milioni per il PNRR e dunque l'opera deve essere attivo entro l'anno appena citato. Cambia che sicuramente nei prossimi giorni arriverà in Commissione Trasporti un atto dell'Unione Europea, quindi il nostro compito sarà quello di inserire la linea ionica, quindi anche il porto, nella rete TEN-T Comprehensive, perché abbiamo già avuto nei mesi scorsi delle risoluzioni in Commissione e abbiamo anche cercato di poter inserire la linea come linea core. Questo sembra che non sia possibile, però è importante che la linea venga insomma inserita nella comprehensive. Questo ci darà la possibilità di avere e di potenziare l'interconnessione, l'intermodalità fra porto, aeroporto, ferrovie, facendoci ritrovare, speriamo, quel posto che ci spetta di diritto. All'incontro avuto in Capitaneria di Porto, presente anche il deputato Domenico Forgiuele ed Enza Bruno Bossio. Ma io credo che sia stato un momento importante per accendere il faro su questa parte della Calabria sostanzialmente finora abbandonata. Ci sono delle grosse novità, perché c'è il commissariamento della statale 106, il commissariamento della ferrovia ionica, che dovrebbero velocizzare e portare nuovi finanziamenti perché queste opere possano essere completate. Io penso che l'oggetto da discutere sia unico e sia appunto lo sviluppo di quest'area, e abbiamo deciso di mettere nella prossima parere relativo alle direttive UE di revisione delle reti TEN-T sia il porto di Crotone che il porto di Corigliano Rossano come nuovi porti COR all'interno della rete europea. Credo che questo sia un buon risultato.